Qual è l'amore possibile tra me e te? Non è mica quello dei romanzi. Se è quello, io ho avuto dei momenti bellissimi, anche di estasi nel nostro rapporto, ma la normalità, la quotidianità è un'altra cosa. Il matrimonio per me è stato i momenti più belli della mia vita, ma anche i momenti di rabbia, che mi veniva voglia di strozzarti. Noi abbiamo cominciato un po' dall'oratorio, noi siamo ragazzi dell'oratorio, frequentando la chiesa, frequentando l'ambiente della parrocchia, gli stimoli che ci venivano dati, che sentivamo, nei quali in questi stimoli noi ci credevamo, questo non riuscire a mettere insieme gli ideali con il quotidiano ci disturbava parecchio. Sposati, abbiamo messo tutto nel baule e siamo partiti. Siamo stati la prima coppia non medici, ecco, i medici c'erano già. Noi partivamo proprio come missionari laici e così siamo partiti per 2 anni, siamo rimasti 8, siamo partiti in 2, siamo venuti a casa in 7. Il nostro viaggio di nozze è stato quello e lì abbiamo imparato. Quello che poi siamo diventati l'abbiamo imparato lì. Ci è voluto forse 8 anni per capire che la vocazione alla famiglia è una vocazione piena, che richiede tutto e che bisogna stare lì, starci dentro, ecco. Beh, venuti a casa con queste idee sui soldi, perché volontari per 8 anni senza avere la preoccupazione dei soldi, non è stato facile. Ci abbiamo impiegato 2 anni, quasi 3 anni, a tentare di rimetterci in pista. Il lavoro. Il lavoro, andavo via al mattino, tornavo la sera, stanco, morto, arrabbiato perché non riuscivo a ingranare, perché il mio datore di lavoro mi diceva: oh, guarda che non siamo mica in Africa. E io, da parte mia, a casa, da sola, con 5 bimbi, non era una cosa semplice neanche per me. E così noi che ci eravamo sposati perché ci amavamo, perché abbiamo vissuto una luna di miele di 8 anni, alla sera eravamo stanchi, morti, altro che. Finivamo per mettere appunto insieme solo le fatiche, la stanchezza della sera e neanche avevamo più voglia di guardarci. Altro che l'amore. Questa è la tragedia della famiglia. È la tragedia della famiglia. Due che si sposano perché si amano, mettono insieme la fatica della sera. Mi ha lasciato il paese perché non ingranavamo più. E siamo andati a Milano. Abbiamo incontrato gente che come noi sognava un'alternativa. Questa gente diceva: io non so che cosa fare, una frase tipica di quegli anni era: io non so che cosa fare, ma so bene quello che non voglio più fare. E noi dicevamo loro: ma noi sappiamo che cosa si potrebbe. Non volevamo vivere per lavorare, volevamo lavorare quel tanto che bastava per vivere. La fatica che noi abbiamo fatto per vivere questi anni è stato proprio il coniugare la vita un po' insieme ad altri con la nostra vita di famiglia. Parlavamo molto di sociale, ma non sapevamo cos'era. Un bel giorno arriva un assistente sociale con una bambina e c'è la piazza lì e abbiamo scoperto il sociale. E poi questa qui è ritornata un'altra volta, ce n'ha portato un altro, e così la famiglia si è allargata ulteriormente. Noi due all'interno di quella famiglia allargata così, eravamo 10, 12, la provvidenza si è servita di queste persone che abbiamo accolto in casa nostra, si è servita di loro
per insegnarci che il centro della famiglia eravamo noi due, non loro. Noi eravamo un po' l'ago della bilancia. Se noi due funzionavamo, tutto andava bene. Se noi due non ci accoglievamo, tutto era in crisi. La speranza nel Signore, quante volte ce lo siamo detto, che non siamo capaci di amare come avremmo voluto o come forse era necessario. Lì ti rendi conto che devi chiedere l'aiuto di qualcuno, l'aiuto di Dio, di guardare in alto, perché sennò da sola non ce la fai. Capire bene che non ci mettiamo insieme per costruire una comunità, ma che stiamo insieme per realizzare la famiglia. Quella è la nostra vocazione. Prima la famiglia, che dà il tono alla comunità. Ecco, un luogo della tenerezza, la famiglia come il luogo dove io posso farmi amare o anche amare. Questo modo di vivere ci ha fatto un po' ragionare su quale amore è possibile. Noi due non siamo stati capaci di amare tutti allo stesso modo, però abbiamo dovuto imparare un po' a vivere l'essenza della famiglia, che è la familiarità, far sentire che a tutti quelli nati nella nostra casa o aggiunti, che questa era la loro casa. Io non ho imposto. No, ho cercato di dire quello che ero io, di spiegare quello che ero io. Ho capito che forse si esagera un po' quando si dice che i due saranno uno. È vero, e noi rimaniamo due persone. Mi piace la parola renderlo possibile, se no rimane una chimera. Invece io non voglio la chimera, io voglio vivere la quotidianità e mi piace. Certo, nei giorni magari ci parliamo anche poco, però io so che ci sei. Abbiamo dovuto scoprire che, insomma, tutte le fatiche che io pensavo sacrifici, cose pesanti, così, e invece dovevamo vedere il positivo di quello, rendere sacro, non un sacrificio.